In tanti sono giunti a Castel di Sangro da tutto il mondo per il Simfly Festival, l'evento organizzato per il 16° anno consecutivo dalla Scuola Italiana della Pesca a Mosca. Un appuntamento unico nel suo genere che fa di Castel di Sangro, con il suo museo dedicato, diretto da Giorgio Cavatorti, un comprensorio di attrazione per tutti gli appassionati di questo sport. 3 giornate ricche di dimostrazioni sul fiume Sangro per osservare gli esperti nelle loro tecniche di lancio e partecipare all'ombra dell'ex convento della Maddalena alla costruzione di esche artificiali e canne di bambù. Un evento esclusivo in Italia che ha la missione di avvicinare pescatori esperti e neofiti a questo sport che rispetta l'ambiente e si propone di tutelare l'ecosistema del corso d'acqua. Nella pesca a mosca, infatti, si usa rilasciare il pesce dopo la cattura per non recare un danno alla biodiversità acquatica. Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune, l'Associazione Sportiva Sangro e l'Archeo Club di Castel di Sangro, costituisce il momento conclusivo di un corso di approfondimento di pesca per aspiranti istruttori. Il contesto in cui si svolge il Simfly Festival è unico al mondo, in quanto è in un convento del 400 con degli affreschi sulle pareti risalenti al 700, e gli ospiti americani che sono venuti a Castel di Sangro hanno apprezzato il sapore della cultura italiana. Quindi la pesca a mosca è un'attività che veniva svolta in questo territorio da centinaia di anni, e abbiamo voluto rivitalizzare quello che è un volano economico che la pesca a mosca può rappresentare nei territori montani e nei territori interni dell'Abruzzo. Ma innanzitutto che è un'eccellenza abruzzese che merita di essere ancor più valorizzata, anche perché racchiude valori che vanno sì dalla passione sportiva al tempo libero, ma soprattutto anche un approccio culturale. È una vera e propria passione che rispetta l'ambiente, che crea anche movimento turistico. Noi siamo davvero grati soprattutto all'organizzazione, in primis a Osvaldo Galizia, perché insomma continua con la costanza, con la caparbietà che lo contraddistingue, a svolgere questa azione promozionale, e soprattutto un modello organizzativo davvero di eccellenza. Prossimo appuntamento della Scuola Italiana della Pesca a Mosca si svolgerà in agosto con il 12° corso Juniores, il workshop di pesca destinato ai ragazzi dai 6 ai 18 anni.